quello che mi preme dire è proprio questo bastone che mi è stato regalato oggi, non come un bastone ma come uno scettro. Infatti è tratto da un olivo ed è un bastone di tipo serpentino, diciamo. Io penso che questa simbolicità, non dobbiamo picchiare la gente, ma dobbiamo usare lo scettro come una bacchetta magica, no? E quindi realizzare i nostri desideri. Questi sono i genitori. Ah, che belle! Che anno sarà qui? Qui siamo quando è nato lui, più o meno. Direi 80 anni fa. Mamma mia, avanti, che bella. Questi sono i genitori con i figli, eccoci qua. Anche lei, c'è. Io notoriamente sono più piccolo. Si vede. Ma poi cresco, col tempo. Questi sono i tuoi genitori quando tu nascevi. Bellissimo. Qui eri già nato da un po'. Sì. Ma ero appena nato io, però. Quindi 5 anni e mezzo dopo. Questo è quando la spiaggia col caffè. Qui ancora credo che si fosse interrompere. Qui siamo, credo, immediatamente prima della guerra. Ah, bene. E qui immediatamente dopo. Ah, pensa. Bello. E qui, lui credo fosse già al centro sperimentale. Ah, che bello, deserto. O forse no, forse era solo laureando ancora. Ti presento un regista che è mio fratello in Cristo. Si chiama... Luigi Perenzi. Luigi Perenzi. Ciao. Sono Anna. Guarda, era meraviglioso quando aveva la macchina da presa, il registratore, tutto incollato davanti a un occhio. Era una troupe lui stesso, capito? Sì, sì. I miei inizi erano così. Mi ricordo all'un telefilm quando facevi delle inchieste sugli arabi, no? Sì, sì, anche, certo. Ma meravigliosi, meravigliosi. Ciao Beppe, tanti auguri per i tuoi 80 anni e per continuare ancora a lungo la tua carriera. Ciao! Dunque, il primo lavoro che abbiamo fatto assieme era il 1970, che collaboravamo con la San Diego Cinematografica di Renzo Rossellini, e siamo stati 2 mesi a Cuba con un altro grande giornalista all'epoca, un grande amico nostro, che era Saverio Tutino, per cui dei ricordi ce ne abbiamo tanti. Poi ci siamo persi, poi ci siamo ritrovati, poi abbiamo fatto adesso 3 anni fa un altro lavoro giù a Napoli sui ragazzi del Vesuvio, insomma abbiamo fatto un po' di cose, lo conosco da un po' di tempo, una persona gagliarda, simpatica e spiritosa, e questo è importante. Totò diceva che va bene vivere a lungo, però senza soldi è come una mezza malattia, diceva. Io sono d'accordissimo con lui. Aspetto infatti di fare un film che mi renda ricco, sarà difficile, però ci spero proprio. Beppe Ferrara, Giuseppe Ferrara, un regista, un amico, è un regista che probabilmente ha preceduto l'invenzione del docufilm. Tutti quanti parlano di docufilm, lui li ha sempre fatti. Ho interpretato per lui la moglie di Vito Santapaola, che nel film si chiama Antonietta Benisi, in Donne di Mafia, un cameo a Elsa Morante in Guido che sfidò le Brigate Rosse. E Beppe riesce a farti diventare quello che proprio vuole, perché deve essere perfettamente corrispondente alla realtà. È un po' cresciutello, Un pochino, vero? Un po'. Quanti anni avevi? Avevo 8 anni. E adesso quanti ne hai? Adesso ne faccio 21 d'agosto. Certo che il tempo passa, Luca Ranucci, Tommasino in Donne di Mafia. E penso che Beppe mi abbia dato una bella lezione di umiltà. Ci siamo incontrati per un progetto filmico e a ogni ripresa lui diceva non si capisce, non si capisce. E mi chiedeva ma che cosa non si capisce? A quelle cose che erano per me scontate,
lui voleva che fossero rifatte. Quindi abbiamo avuto un personaggio che è un regista del cinema verità neorealista, è uno che si occupa di poesia ed è poco realista, nel senso che è più orientato sul fantastico, anche se razionale. Questo incontro-scontro mi ha fatto capire che quando si parla, come adesso, l'importante è che arrivi in un senso, e in questo senso appunto occorre essere umili, cercare di capire l'altro che cosa può ricevere da te. Quindi devo ringraziare Beppe per questa lezione, è rimasto ed è ancora un grande gramsciano. Ciao papà, volevo farti gli auguri, volevo dirti che sono fiera di essere stata cresciuta da te, che la persona che sono adesso è anche grazie a te, ai principi che hai inculcato in noi, e lunga vita al re. Auguri. Ladies. Allora spengo le candeline, Sì, allora aspetta, ma aspetta. Grazie. Tanti auguri. Ottanta non so pochi e non so tanti. Giuseppe, tu ci sei arrivato bene. Oggi che li festeggi, te conviene, manda un pensiero a tutti quelli assenti. Festeggerai i 90 e pure i 100 e nel frattempo quanti ne cadranno? Ma tu non te ne ferma per tener conto. Vai avanti, carmo e forte come il vento. Tanto per dargli tempo a chi è lassù, di preparate un cast con gli attori che nel tempo sono stati i migliori, così da fare un film er più dei più. Così quando che arriverai, però al più tardi, non dovrai fare altro che farne la regia, scrive un soggetto forte che poi sia il riassunto di tutti i ricordi. Un film che rimanga nella storia del paradiso se sarai beato, o dell'inferno se sarai dannato, ma santi e demoni te porteranno in gloria. Questo è il compleanno, un compleanno importante per me, ed è veramente gli auguri più belli che posso fare a un grande amico. Hai preso la faccia di tutti quelli che pigliavano la torta? Sì, hai preso? Cerca di avere i tuoi anni migliori, vivili tutti uno per uno come se fossi ventenne. Tanti auguri, nonno. Ma prima di cominciare quella proiezione volevo dare la possibilità a Giuseppe Ferrara di salutarvi e di dirci veramente due parole. Eccolo, ma io sono molto arrabbiato perché una emittente franco-tedesca si occupa dei miei 80 anni e mi dedica 6 minuti e mezzo. Ma gli italiani non se ne occupano di me. Grazie per questo applauso, vuol dire che mi approvate. E devo dire che sono molto commosso di tutta questa solidarietà che è nata intorno a me. Io lo ritengo un atto d'amore, non soltanto per il mio cinema, ma anche per la mia persona. E questo mi conforta e mi spinge a fare ancora per tanti anni ancora, speriamo che la salute mi regga, quello che ho fatto fino adesso, scavare nel mistero e trovare la verità, perché questo è il punto, la verità. Qual è la verità
secondo me si può trovare la verità, basta cercarla con energia e con passione. Senti, tu sei l'autore di un messaggio al mio caro amico Massari. Come no, Massaro? Massari? Roberto. Roberto Massari, che è un piccolo editore, piccolo, c'ha più di 300 titoli. Sì. E suo figlio segue la tua scuola come attore e io l'ho usato in Roma Nuda, che è un film che non uscirà mai, bello è quello, perché non ci hanno pagato, non ci hanno il gusto pagato. Dell'inedito, sì. Più inedito di così, con Thomas Milian, grande attore, sì, bella persona, sì, bella persona, più intelligente di quello che faceva, che è ancora vivo, sì. Sta a Miami. Uno dei film che su cui conto è uno su Marilyn Monroe, ecco. Vorrei chiamarlo Marilyn la verità e spiegare come l'FBI, su impulso dei Kennedy, ha assassinato questa donna. Questo sta in un libro di Mario Laferla, di cui assolutamente dobbiamo comprare i diritti, ma non costa molto, che si chiama Compagna Marilyn ed è basato su 3.000 documenti usciti dal segreto dell'FBI. A me pare importantissima questa. Mi sta guardando Caterina D'Amico dicendo: ma che ci fa con questo bastone? Sì, difatti ti vedo aggressivo. Questo bastone non è un bastone, è uno scettro. È certo che è uno scettro. È fatto di olivo ed ha questa forma strana perché è stato lavorato con pezzi di vetro. Intanto mi auguro che si realizzi questo film sul Che, che io so che tu sogni tantissimo, e io non ti ho portato la maglietta del Che dipinta da me a Cuba 2 mesi fa, ti ho portato un bastone scettro, proprio sottolineandotelo che non è uno scettro, no? Scusami se ogni tanto mi rivolgo a chi ascolta e a te in prima persona. Nel senso che Annibale ha detto: ma come, regali il bastone e sta invecchiando, pare uno sfottimento, no? Gli ho detto: questo è uno scettro, come ti ho spiegato, uno scettro che ho intagliato insieme a uno sciamano senegalese ospite ad Amelia, dove presto ci incontreremo. E come ti dicevo prima, adesso è il momento di riniziare a lavorare, al di là che sia il film su Mauro Costagno, proprio sul materiale che ti consegnai 12 anni fa e tu mi hai detto: Mario, sei una penna fantastica, grande immaginazione. Ti dicevo: no, Beppe, al di là che l'ho trascritto, sono documenti. E ora mi hai appena confessato un attimo fa che sarebbe interessantissimo, perché andiamo a affrontare di nuovo il caso Falcone, Ilaria, partendo proprio dalla vita di Mauro. Beppe, ti abbraccio. Film importanti, il caso Moro, 100 giorni a Palermo, oltre 100 documentari, I banchieri di Dio, Donne di mafia, che oggi sono state proiettate, anzi sono ancora in corso questa miniserie, e poi vedremo anche Guido Rossa che sfidò le Brigate Rosse. La lezione del tuo cinema oggi? Ma a mio avviso è il contrario di quello che di solito affermano i titoli di testa. Tutto quello che vedrete non ha nulla di relazione con la realtà. Ecco, invece il mio cinema è il contrario. Tutto quello che vedrete è in relazione con la realtà. Questo naturalmente provoca anche delle cause giudiziarie per diffamazione, perché io faccio nomi, cognomi di coloro che sono i criminali di questo paese. E quindi a volte ci sono anche delle cause che mi perseguitano. Però io vi voglio dire una cosa, che quando sono condannato è come se prendessi l'Oscar, vuol dire che ho ferito, ho pungolato nel vivo queste persone, questi giudici che hanno tagliato almeno 15 minuti di Giovanni Falcone.
Sono tanti 15 minuti, sono tanti. Io penso che il film però c'è ancora, esiste ancora ed è importante anche senza quei 15 minuti. Sono felice dei suoi 80 anni, mi ha raccontato che suo papà è vissuto fino a 100, quindi festeggeremo anche i 90, i 100, probabilmente i 110. E, parlando spiritosamente della tomba, diceva: ah, mi è piaciuto tanto Monicelli che voleva che si scrivesse sulla tomba chi muore è uno stronzo. Dico: e tu Beppe, che cosa vorresti fosse scritto sulla tua tomba? Vorrei che ci fosse scritto: ci ha tanto provato. Poi ci pensa un po' e aggiunge: però non ci è riuscito. Dico: beh, questo lascialo dire agli altri, lascia i puntini in sospensione. E quindi secondo me in questi prossimi 20 anni ci riserverà delle sorprese. Il cinema di oggi, quali prospettive ha e quale panorama tu vedi frutto dell'esperienza dei tuoi 80 anni e di oltre 40 anni di carriera e oltre? Ma il consiglio che gli posso dare è quello di imparare prima di tutto la tecnica, che è una cosa facilissima. Guarda che il cinema è come l'occhio e l'orecchio, cioè dobbiamo ascoltare e vedere, non di più. E quindi il consiglio è naturalmente di fare un cinema di impegno civile, un cinema che sia contro la mafia, che sia per la Costituzione, che sia un cinema indipendente e non servo di nessuno. Peppe, l'amore mio. Non lo dite a mia moglie, sennò poi dice che vuoi divorziare, ma comunque Peppe, l'amore mio. Apri se faccio di quelli che ti hanno la torta, io ho segnato tutto. Ciao Peppe, bravissimo. Tanti cari auguri. Un augurio al maestro e ai suoi 80 anni. Tanti auguri, auguri, Giuseppe. Lunga vita. 100 di questi giorni. Auguri papà. Auguri. Beppe, che siano solo i tuoi primi 80 anni. E ancora tanti, tanti bei film.